Siamo alla presentazione della Primavera in bicicletta che si svolgerà a Nocera Inferiore. Saranno tre date importanti fatte dall'organizzazione di tante associazioni che amano la bicicletta. Questo mezzo economico, ecologico soprattutto, a impatto zero possiamo dire, perché alla fine non c'è nessun inquinamento. Tre date importanti: Nocera si mobilita, poi Bici in città e Bimbi in bici. Tre manifestazioni, tre giornate spensierate, lo possiamo dire, in bici. Ho qui di fianco a me i rappresentanti, inizio dal lato sinistro. Allora, manifestazioni che vogliono portare a Nocera, diciamo, uno sport che in genere lo si fa anche dal punto di vista amatoriale. Io vorrei ricordare la frase di Paolo Fabbricatore: al passo del più lento, perché sarà così, tutti quanti si accoderanno al passo del più lento. Non è una gara agonistica, ma semplicemente una passeggiata. Sì, certamente, specialmente Bimbi in bici, la manifestazione che io rappresento come organizzatore da più di 10 anni ormai a Nocera Inferiore. L'abbiamo fatto fino all'anno scorso come Circolo Leone Legambiente, quest'anno invece grazie alla nascita dell'associazione FIAB a Nocera hanno avuto loro l'onere e l'onore di organizzarla. Noi partecipiamo ad organizzarla e ci preme proprio quest'anno purtroppo ricordare anche la figura di Paolo che è venuto a mancare pochi giorni fa. Non è una Bimbi in bici non è assolutamente una gara di bicicletta, io l'ho sempre detto gli anni scorsi quando stavamo in piazza, è una passeggiata in bicicletta e la nostra battaglia è quella di riuscire a cambiare la mentalità culturale dai bambini. Noi già gli anni scorsi proponevamo di creare delle zone B vicino alle scuole elementari e anche medie, praticamente per promuovere la mobilità in bicicletta dei bambini. Quest'anno lo faremo ancora maggiormente, come anche le altre manifestazioni che si terranno prima di Bimbi in bici. Bimbi in bici è la manifestazione che chiuderà questa primavera in bicicletta a Nocera e si farà il 17 maggio alle 10 qua in Piazza Municipio e poi sarà una bella pedalata, una bella passeggiata per le città di Nocera. Poi ci stanno sì, gli altri... anche gli altri organizzatori. Allora, l'altra manifestazione le stiamo dicendo una ad una, siamo partiti sì, con l'ultima. Noi siamo Nocera si mobilita, la manifestazione che apre Primavera in bicicletta il 26 aprile alle ore 9.30 qui in Piazza Diaz. Nocera si mobilita è una passeggiata cicloambientalista che per il secondo anno l'Osservatorio Politiche Giovanili organizza, in quest'anno in collaborazione con FIAB Nocera. L'obiettivo è quello, come al solito, di sensibilizzare la cittadinanza verso forme sostenibili, forme alternative, pulite di mobilità urbana. E l'obiettivo di quest'anno è anche quello di acquistare degli archetti portabiciclette da donare alla città di Nocera Inferiore, proprio come un primo iniziale simbolo di una svolta, diciamo così. Questi archetti verranno acquistati attraverso le quote di partecipazione di partecipanti, appunto, quote di partecipazioni che sono di 2 euro per i maggiorenni, ovviamente invece i minorenni avranno accesso gratuito alla manifestazione. Ripeto, si terrà il 26 aprile alle 9.30 qui in Piazza Diaz. Ricordiamo, non c'è sentore agonistico, è puramente una passeggiata in bicicletta. Allora, andiamo con quella che sta di mezzo delle due manifestazioni. Abbiamo iniziato con l'ultima, poi la prima e naturalmente abbiamo Bici in città. Bici in città è organizzata ormai da 12 anni, siamo grazie al lavoro svolto dall'Associazione Tre Castelli e dal Comitato WISP Salerno, quest'anno per la prima volta si svolgerà anche a Nocera Inferiore grazie alla collaborazione del Forum dei Giovani e sono coinvolti contemporaneamente in questa passeggiata, il percorso è circa 12 km, i 5 comuni, Siano, Castel San Giorgio, Rocca Pemonte, Nocera Inferiore e Nocera Superiore. L'obiettivo di questa manifestazione è dimostrare che è possibile spostarsi con la bicicletta tra questi comuni e quindi convincere le nuove generazioni ad utilizzare sempre di più la bici per i piccoli spostamenti urbani.
Naturalmente anche Bici in Città non è una manifestazione competitiva, ma sposa perfettamente la frase di Paolo Fabbricatore, al passo del più lento, perché la manifestazione vuole far vivere la città, gli spazi urbani, e quindi andare lentamente e godersi il territorio. Insomma, delle passeggiate ecologiche, lo dicevamo, al passo del più lento, come diceva Paolo. Primavera in bicicletta, sindaco, una passeggiata, tre passeggiate lo possiamo dire, non sono manifestazioni agonistiche, però tre passeggiate per la città, quindi Nocera si attiva con un mezzo che ha impatto zero. Sì, l'uso della bicicletta è un utilizzo oramai anche sempre più diffuso tra tantissimi, cosa che non avveniva fino ad alcuni anni fa. È un fatto assolutamente positivo perché, come diceva, è un mezzo dal punto di vista ecologico, il mezzo ecologico per eccellenza per il trasporto delle persone. Abbiamo un territorio che non si presta molto per come è stato conurbato negli ultimi 30-40 anni, per cui abbiamo strade di non grande praticabilità, ma tuttavia io noto che maggiore l'uso del mezzo da più persone possibili, più ovviamente si creano gli spazi, le occasioni di utilizzo delle strade e di trasporto, quindi assolutamente da incentivare. Tantissimi ragazzi ne stanno facendo uso, spesso in compagnia dei genitori. La promozione di queste tre giornate, dal 26 aprile al 10 maggio, al 17 maggio, di queste tre domeniche, diciamo, ecologiche con l'uso della bici, è sicuramente un impegno positivo, peraltro aiutato dal tempo, che è quello della primavera. So che lei è un appassionato di bicicletta, non lo sanno. No, io ero un appassionato di bicicletta, purtroppo. E so che conserva anche una bici storica. Due, in realtà, una di mio padre e una mia, una Legnano e una Bottecchia. Erano due bici che ho utilizzato fino, diciamo, alla tarda giovinezza, fino ai miei circa 30 anni, poi da tanto tempo in poi non più. Ho fatto tanti percorsi in bici, anche andando da qui a Montoro, ad Avellino, nel Cilento, in Puglia una volta è capitato che sono riuscito a fare un lungo giro. Sì, è stata una passione quella trasmessa a me da mio padre. Avevo mio nonno materno, che peraltro ha vinto un premio regionale, ma parliamo di inizio secolo, per l'uso della bici, ed è un ciclista appassionato. Ricordo che fino a tardissima età seguiva il Giro d'Italia, ma al di là di questo ricordo familiare, e ripeto, è da auspicare la diffusione dell'uso della bicicletta, che in tante città del centro e nord Italia è oramai di uso comune anche per l'andirivieni dai luoghi di lavoro. Noi dobbiamo sperare che questa abitudine, questa sana abitudine, si diffonda il più possibile, quindi ben vengano queste iniziative. Lei parlava del territorio un po' diciamo difficile per creare, diciamo, una mobilità specifica per la bici, ma c'è in cantiere un progetto sulla pista ciclabile? Noi nella pianificazione urbana abbiamo cercato di inserire nei tratti di strada in cui questo è compatibile, è possibile, percorsi ciclabili dedicati. Ovviamente, lo dicevo prima, abbiamo un territorio urbano, riferendoci alla nostra municipalità, ma altrettanto si può dire extraurbano, fortemente compromesso da un'edificazione massiccia, da strade spesso strette rispetto alla possibilità di ricavare una pista dedicata per le bici, da un uso eccessivo dell'automobile, e tutto questo non facilita, diciamo, l'uso della bici. Però è vero quello che dicevo prima, cioè più c'è utilizzo della bicicletta, più si creano in maniera inversa gli spazi, vengono sottratti di fatto all'utilizzo delle auto, perché ci deve essere maggiore attenzione da parte degli automobilisti, da parte degli operatori del settore, della polizia municipale, a, diciamo, consentire a chi vuole fare uso della bici di percorrere le strade. Quindi esiste anche un meccanismo virtuoso inverso, indubbiamente faticoso, dato la struttura urbana della città, data la conformazione delle strade. Però, insomma, si può fare qualche cosa. Un pensiero per Paolo Fabbricatore, perché sarà presente in questa manifestazione con la sua frase "al passo del più lento". Lei ha fatto una dichiarazione su Facebook davvero commovente per la ripartita di Paolo. Su Paolo Fabbricatore si sono fatte avanti delle iniziative, delle proposte, un sentiero dedicato al suo nome. Questo sicuramente è possibile farlo, ovviamente bisogna vedere che cosa si prevede in termini di toponomastica, come dal punto di vista dei regolamenti e comunali e della disciplina normativa in generale per intestazioni di strade o percorsi. Però comunque Paolo è una persona che è rimasto nel ricordo della città, a dispetto della sua discrezione e silenziosità, della sua mitezza,
ha raccolto intorno a sé, purtroppo in occasione della sua morte, una enormità di persone. Questo era il segno di un affetto che era in grado di scavare nei rapporti personali con un comportamento signorile, corretto e anche tenace nell'attenzione alla sua città. In particolare io l'ho ricordato per l'attenzione a quella che è la nostra montagna, anzi mi piace ricordare, l'ho detto credo con una nota ieri, che neanche a farlo apposta, dopo pochi giorni dalla morte di Paolo e ormai a 10 anni dalla frana, abbiamo ottenuto con un decreto regionale di Arcadis dell'Agenzia di Difesa Suolo lo sblocco dell'acconto nella misura del 10% del finanziamento complessivo che la Regione Campania aveva stanziato anni fa e che non era mai partito. Qualcuno ha detto ma il 10% non significa nulla, evidentemente questo qualcuno ignora, come al solito aggiungerei, le procedure, perché l'acconto del 10% è quello che consente all'amministrazione comunale e ai relativi uffici di avviare materialmente, perché questa è la tappa, le procedure per l'affidamento dei lavori, senza le quali nessuna amministrazione si arrischia a mettere in gara lavori che poi rischiano di non vedere la copertura finanziaria concreta per le aziende che devono venire a fare le attività, le ditte che devono venire a fare le attività lavorative serie, diciamo, quotidiane. Col consigliere Zarrella, con la delega allo sport, parliamo di questa primavera in bicicletta. Il Comune ha dato il patrocinio a questa manifestazione, si tratta di sport amatoriale, ma sempre di sport. Sì. Sì, abbiamo dato la piena disponibilità come amministrazione, siamo vicini a loro, qualsiasi cosa noi siamo qua, tutto quello che ci chiedono, noi facciamo la migliore cosa che possiamo fare, il nostro massimo impegno, ci sta. Tre giornate importanti, ecologiche, sì. Soprattutto perché la bicicletta poi è un mezzo, diciamo, a impatto zero, non inquina. Sì, sì, e diciamo che è una cosa bellissima che stanno organizzando i ragazzi il 26 aprile, il 10 maggio e il 17. Benissimo, cerchiamo di farne ancora altre, che posso dirvi di più? Ben venga, noi siamo qua a partecipare con tutti quanti e che sia una bella festa. Si può pensare un domani a un tour a Nocera Inferiore agonistico? Speriamo, speriamo, siamo qua, ci fa piacere, ci proponete questa cosa, c'è tutto il massimo sforzo dell'amministrazione.